Radio Radicale, siamo con l'onorevole Rina De Lorenzo del Movimento 5 Stelle per commentare il voto in Umbria. Allora, volevo sapere se lei è preoccupata dell'esito di questo voto, se può fare delle considerazioni su questa alleanza. Eh, considero l'esperimento che è avvenuto in Umbria, che è una regione tradizionalmente rossa. Come un primo esperimento elettorale dell'alleanza targata Movimento 5 Stelle PD. Un esperimento che sembra mal riuscito a leggere gli esiti delle elezioni, ma che secondo me ha risentito intanto dello scandalo a Sanitopoli che ha investito la regione Umbria e di un quadro economico preoccupante che negli ultimi anni ha visto eh, crescere una crisi industriale che secondo le stime eh, di Banca d'Italia ha ridotto il numero degli occupati eh, nel settore industria di almeno un sesto. Si tratta quindi di un voto elettorale, di un risultato elettorale che va letto anche alla luce di quelli che sono i dati storici oggettivi che hanno caratterizzato la regione Umbria nell'ultimo decennio. Ecco, ehm... Se fosse andati da soli eh, il risultato sarebbe stato diverso. Beh, la storia non si costruisce sui sé, quindi non sono in grado di operare una valutazione su un dato ipotetico di realtà. Preferisco analizzare il dato, che è un dato che eh, ci consente di operare una riflessione anche alla luce delle future elezioni nelle regioni d'Italia nel 2020. Senta, se dovesse dire che se c'è stato qualcosa che ha danneggiato il Movimento 5 Stelle alla vigilia di questo voto, che cosa ci metterebbe la, le dichiarazioni di Grillo sul voto agli anziani? Qui ci troviamo in una regione con un'età media alta e come considera questa mobilitazione dell'elettorato che in controtendenza con molte delle ultime considerazioni è corso alle urne con quasi il 10% in più? È significativo il dato di, della partecipazione degli elettori che riavvicina finalmente il cittadino allo Stato e alle sue istituzioni. E quindi è un dato confortante che io leggo con estremo interesse e che posso anche riconoscere come risultato attribuibile al lavoro del Movimento 5 Stelle che ha avvicinato l'elettorato alla politica eh, nell'esercizio di quella cittadinanza attiva, consapevole, che rende il cittadino parte attiva nell'azione dello Stato. Eh, per quanto riguarda invece la eh, dichiarazione resa da Grillo rispetto al voto degli anziani non credo assolutamente che abbia potuto incidere sul risultato delle elezioni regionali in Umbria neanche il paragone con la provincia di Lecce Non credo, non credo eh, Grillo è abituato ad esprimersi attraverso i paradossi io continuo a ritenere, ma questa è una mia considerazione personale, che gli anziani in Italia rappresentano e nel mondo hanno sempre rappresentato un valore aggiunto, rappresentano l'esperienza, rappresentano la saggezza, rappresentano la storia e nessun futuro può essere costruito senza la storia. Ultima domanda, lei è Campana, lei la farebbe un'alleanza PD Movimento 5 Stelle in Campania con De Luca? Il PD non è De Luca e De Luca non rappresenta il PD e quindi questa valutazione andrà fatta anche alla luce di quella che è l'esperienza eh, amministrativa regionale di questi ultimi anni. E dovrà essere una valutazione accorta, una valutazione attenta che non può prescindere da quello che è il bene de della regione Campania, che ahimè soffre ancora di eh, problematiche gravissime dal tema dell'economia, dal tema della disoccupazione per passare al tema dell'inquinamento, la terra dei fuochi, sono tutti argomenti che dovranno essere oggetto di un'attenta analisi politica per, da parte dei prossimi futuri amministratori della Regione. Bene, io la ringrazio, grazie a Rina De Lorenzo del Movimento 5 Stelle.